Signori miei, Cristiano Ronaldo è del Manchester United. Sono veramente scandalizzato. Per l'occasione ho messo le luci rosse all'interno della camera, perché veramente quando ho aperto OneFootball mi sono letto Cristiano Ronaldo non andrà al City, si inserisce all'United, c'è l'offerta. Non ci potevo credere. E a tal proposito il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, signori. 28 milioni di euro alla Juve, che ha rifiutato di inserire, non dico che stavo dicendo Paul Pogba, ma di inserire contropartite, ha rifiutato di inserire scambi nella trattativa, voleva il cash. Lo dico subito, così ci togliamo il dente. Io spero, mi auguro che almeno la Juventus una prova per Pogba l'abbia fatta, almeno una prova. Non dico che abbia insistito, almeno dirglielo: vuoi Ronaldo, va bene, Pogba, me lo auguro con tutto il cuore. Che poi non si sia riusciti oltre Pogba a trovare un altro nome nello scambio deve essere la normalità, perché veramente guardiamo la nostra squadra e continuiamo a dire ci serve un centrocampista. C'è poco da dire a questo punto, se non che veramente il mercato è una roba folle e che Cristiano Ronaldo è un disgraziato, signori. Questo qua ha rotto con la Juventus, è partito, è andato via, ha detto ad Allegri che non gioca, non si fa convocare, non c'aveva neanche la squadra pronta. Questo è un disgraziato. Meno male che Jorge Mendes gli ha trovato una squadra, meno male che lo United ha accontentato le richieste della Juve, meno male che gli ha dato anche una marea di soldi, prenderà praticamente quello che prende a Torino, una roba tipo 29-30 milioni di euro all'anno per un biennale. Quindi ormai, guarda, non lo voglio più nominare. Io giuro, una roba mai vista, non pensavo di potermi aspettare robe del genere durante questo calciomercato. Ora i nomi caldi per la Juve sono due: Moise Kean, Mauro Icardi. Primo si lavora a un prestito con diritto di riscatto, stessa cosa con il secondo, difficile dicono, il secondo, letto da Roberto Agresti, molto molto difficile la pista che porta a Mauro Icardi, più facile Kean, che è logico, per un motivo che vi spiego nella seconda parte del video, poi vi spiego anche il perché nella seconda parte del video. Io credo che non sia sufficiente dover pensare al reparto offensivo, perché davanti siamo ben forniti, ci sono altre zone del campo nel quale invece non siamo il massimo, e questo va detto con grande chiarezza. Signori, ci sono rimasto molto male e vi dico che la seconda parte di questo video l'avevo già registrata oggi in pausa pranzo per portarlo direttamente alle 18, e in cui nomino il Manchester City come squadra per Cristiano Ronaldo. Quelle parti lì le ho un po' evidenziate, le ho messe in bianco e nero, ho messo la velocità ridotta per scherzarci un po' sopra queste cose qua. Non ce ne frega niente per quanto riguarda il discorso di dove andrà a giocare Cristiano Ronaldo, ma ci sono tante altre cose che invece devono rimanere lì scolpite nella pietra e che dobbiamo andare a analizzare. Quindi la prima parte è rossa di questo video, la seconda parte sarà classica e ci sono tante cose da dire. Vi spiego perché è interessante il nome di Moise Kean, vi spiego che secondo me c'era anche un altro nome interessante per gli stessi motivi di Moise Kean, che è un nome che non è che ci scalderebbe il cuore più di tanto, ma che devo assolutamente nominare, perché che ce l'ho in testa questa cosa qua. E vi spiego come il discorso legato a Pogba, che non arriverà, che voglio sapere che cosa è successo lì in mezzo, prende ancora più aria, dato che già oggi ero andato a toccare certi argomenti. Vi lascio la seconda parte del video. Robe mai viste prima. Scusate, ma quando ci vuole ci vuole, e questo sarà un video molto rude, molto grezzo, ok? Lo anticipo, metto subito le mani avanti, perché sono un po' arrabbiato, e non sono arrabbiato per la questione Ronaldo, lì sono più deluso, sono più triste, l'avete visto nel video che ho pubblicato di notte, tra la notte tra giovedì e venerdì, quindi non voglio più tornare su quell'argomento, voglio tornare sull'argomento di come viene gestito il mio canale nei commenti, e ribadisco, è sempre una minoranza, è sempre una piccolissima percentuale, no? Sempre una piccola percentuale di quello che accade. Però mi sono ritrovato alcuni commenti del tipo: come sei triste, i problemi della vita sono altri, devi fregartene.
Sì, è vero, i problemi della vita sono altri, nel mondo e nelle vite personali di ognuno di noi. Ma questo non significa che io non possa decidere di provare sentimenti di questo tipo. E poi non si decide di provare i sentimenti si provano e basta. Ognuno di noi ha una sensibilità diversa da quella degli altri. Se tu non sei triste per questa cosa, sono contento per te. Rispetta il fatto che io sia deluso dal fatto che un giocatore della Juventus, grande e forte come Cristiano Ronaldo, decide di scappare dalla Juve a 5 giorni dalla fine del calciomercato. Mi dispiace, non sei deluso? Bravissimo, vorrei essere te in questo momento. Io sono deluso, non posso fare niente per camuffarlo, e se non ti va bene, fa lo stesso, perché come io accetto il fatto che tu sia felice, tu accetti il fatto che io non sia felice. Ok, uno. Due. Quando ho iniziato a fare video dicendo ragazzi attenti perché il discorso legato a Cristiano Ronaldo è tutto aperto, quindi pre-Juventus Udinese, quando leggevo alcuni post di Cristiano Ronaldo così, quando sentivo Cristiano Ronaldo parlare in un certo modo, quando vedevo alcuni atteggiamenti un po' particolari e continuavo a ricevere messaggi del tipo, commenti del tipo e basta, Ronaldo hanno detto che rimane, è tutta un'invenzione, non c'è niente, fregatene, tanto vedrai che alla fine rimane. Ragazzi, se io ho volontà di parlare sul mio canale YouTube di alcune cose che sento, è l'ultimo sentore forte prima della grande conferma di Udine è stata la conferenza stampa di Allegri, no? Di presentazione, appunto, Udinese-Juventus. Io lo faccio, non è un problema. Se poi voi non volete vedere video in cui io parlo del fatto che secondo me Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus, anche qua è una vostra decisione, basta non aprirli. Ma aprirli soltanto per commentare e dirmi che Cristiano Ronaldo rimarrà la Juve e devo smettere di fare questi video, non mi farà smettere di farli. Anzi, come vedete, mi ha dato materiale per farne un altro e rispondere a tono, perché è giusto, ogni tanto è giusto rispondere a tono. Ribadisco che per fortuna la stragrande maggioranza della community è unita, ha opinioni differenti, alcuni sono contenti del fatto che Ronaldo se ne sta andando, alcuni sono tristi del fatto che Ronaldo se ne sta andando, e sono contentissimo che ci sia differenza di pensiero. Ma le persone che scrivono commenti in maniera passivo-aggressiva si meritano determinate risposte. Ora invece voglio fare complimenti a Nicola Balice, perché è stato l'unico, anche nei momenti in cui sembrava che Ronaldo dovesse rimanere alla Juventus, a dire attenzione, perché so per certo che Ronaldo e Mendes stanno ragionando sul fatto che vogliono andare via dalla Juventus. E io ve l'ho detto, avevo fatto un video una decina di giorni fa riportando questa frase di Nicola Balice, dicendo non è più un discorso di le altre squadre, no, non è il Real Madrid che lo rivuole, cioè che lo vuole, e qui è diverso, perché se Ronaldo decide che se ne vuole andare e che fino all'ultimo farà di tutto per andarsene, è un problema, perché Cristiano Ronaldo, se decide di andarsene, se ne va. Quindi complimenti a Nicola Balice, veramente li voglio fare pubblicamente. E ancora una volta mi dispiace leggere, sentire critiche nei confronti della dirigenza attuale della Juve, perché come ho detto nel video notturno, secondo me la Juve ha tante colpe, tantissime, grosse, enormi, ce le ha, è inutile dire di no, per come è stato gestito Cristiano Ronaldo in questi anni. È inutile che ci prendiamo in giro, è inutile che ci raccontiamo la favola del va tutto bene. No, la Juventus ha gestito malissimo Cristiano Ronaldo e questo va detto con grande chiarezza. Personalmente ritengo che sia stato gestito male, molto male. Ma dire che la Juventus non si è fatta trovare pronta per la cessione di Ronaldo a 5 giorni alla fine del mercato, ragazzi, com'è possibile farsi trovare pronti a una roba del genere? È vero che Cristiano voleva andarsene, ma le offerte non erano arrivate. E se a un certo punto il suo procuratore si mette in gioco e si mette in movimento per cercare di spingere anche in direzioni dove ormai era imponderabile pensare, questo è tutto un altro discorso. Se fino a 10 giorni fa non c'era nessuna trattativa e nessuna offerta ufficiale sul tavolo, ora c'è. E l'offerta ufficiale è arrivata quando Harry Kane ha rifiutato la corte del City di Guardiola, ha deciso di rimanere al Tottenham e Ronaldo ha deciso di diventare il piano B del Manchester City, a costo di dimezzarsi lo stipendio, a costo di andare a Guardiola, a costo di andare al City, tutte queste cose qua. Quindi Cristiano ha spinto per andare via. E magari la Juventus aveva anche detto, prima di una certa data va bene, dopo una certa data sei della Juve e ti concentri sulla Juve. Chissà com'è andata, non lo possiamo sapere, ma sparare subito adesso sulla Juventus mi sembra anche un po' eccessivo. Ribadisco, ha avuto delle grandissime colpe di gestione negli anni,
adesso come adesso, oggettivamente io faccio fatica a attribuire delle colpe alla Juve. L'unica vera colpa, se vogliamo, l'ho detto anche l'altro giorno, era dire, ah ok, il City si presenta a Torino chiedendoci addirittura Ronaldo gratis a 5 giorni al mercato. Se Ronaldo un mese fa costava 30 milioni perché era il costo a bilancio, adesso ne costa 60. Prenderlo o lasciare, perché poi Cristiano Ronaldo, se la Juventus dice no, tu rimani qua, Cristiano gioca quando lo decide l'allenatore, oppure va in tribuna quando lo decide l'allenatore, oppure no, perché è un giocatore della Juventus. Quindi queste sono le principali cose che volevo dire. Ora passiamo al lato di come viene affrontata la questione giornalistica, no? Anche relativa agli eredi di Cristiano Ronaldo, perché adesso mi ha fatto ridere, e ho letto anche qualche tweet di qualche amico per dire Joe Giant, il Green, che ribadiva questa cosa, tifano Roma e Inter, due squadre rivali, io sono completamente d'accordo con loro. Non potete farmi passare la cessione di Lukaku e di Hakimi come il fallimento dell'Inter e il fatto che la Juventus decida di cedere Cristiano Ronaldo, che è il problema che ruba i soldi ed è molto vecchio, invece adesso anticipiamo di un anno la ricostruzione, quindi un progetto di ringiovanimento generale della rosa. Oh ragazzi, non prendiamoci in giro, non prendiamoci in giro. Cristiano Ronaldo che esce dalla Juventus ed entra Moise Kean, la butto lì, ne dico uno a caso perché il nome è caldo, la Juve è più scarsa. Cioè è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che diciamo sì sul futuro, nell'immediato è più scarsa. Ragazzi, nell'immediato è più scarsa. Cristiano Ronaldo non lo sostituisci con Moise Kean, non lo sostituisci forse con nessuno o comunque con una manciata di giocatori nel mondo, ce ne saranno 5 in grado di sostituire degnamente Cristiano Ronaldo ad oggi. Quindi è inutile, cioè non, davvero non prendiamoci in giro, diciamo le cose come stanno. Che poi la Juventus possa trarre beneficio da questa cosa è un altro discorso. Traduco, sarà più squadra, saranno responsabilizzati Dybala e Chiesa che diventeranno i veri e propri punti di riferimento della Juventus. Sì, questo è indubbio, questo è un altro discorso. La Juventus ora non è più dipendente da un singolo individuo, è più corale, sarà una manovra più corale. Questo me lo auguro, e i gol andranno divisi, sì, bisogna, per forza di cose. Perché se Dybala e Morata non fanno almeno 20 con la testa, quest'anno è un problema. Questo è un altro discorso. Ma dire che la Juventus con la cessione di Cristiano Ronaldo ci guadagna, è più forte, ne giova, sni, cioè siamo più scarsi, cioè prendere o lasciare, nel calcio è così, cioè se c'è uno forte sei più forte. Poi il campo potrebbe dar ragione alla Juve, e come non ci aspettavamo una stagione fallimentare, tre stagioni fallimentari in Champions con Cristiano Ronaldo, ed ora non ci aspettiamo niente dalla Champions, perché ora ci aspettiamo poco dalla Champions, magari il campo ci premierà. Perché è interessante Moise Kean? Perché è CTP della Juventus, che significa che se arriva Moise Kean c'è spazio eventualmente anche per un altro ingresso, in attacco, a centrocampo, vedremo, dove magari avrà necessità Allegri, dove si troverà qualcosa sul mercato, perché giunti a questo punto, ragazzi, il problema è quello lì, è che bisogna far di necessità virtù. Purtroppo mancano 4 giorni, bisogna muoversi, mancano 4 giorni, bisogna muoversi, quindi Moise Kean ben venga. Icardi a quanto pare ha detto che rimane a Parigi perché se proprio Mbappé si vuole giocare le sue carte, e fa benissimo a scegliere così. C'è da muoversi. Io un altro nome importante, interessante, intelligente che avevo trovato poteva essere Ciro Immobile, e vi spiego perché prima che impazziate. Ieri sera si parlava di Scamacca e di Raspadori, e per l'amor di Dio, Scamacca, Raspadori, Moise Kean per il domani sono nomi interessanti, lo torno a dire. Se andiamo sul discorso della lungimiranza, è ovvio che è un bene cedere Ronaldo per Moise Kean. Se andiamo sul discorso dell'efficacia immediata, palesemente no, ragazzi, è inutile prenderci in giro, palesemente no. Perché Ciro Immobile? Perché al pari di Kean è CTP della Juventus, non occupa uno slot in lista Champions, ok? Quindi andresti a tesserarlo, inserirlo in lista Champions senza nessun tipo di problema, perché Immobile era un giocatore della primavera della Juventus, formato in Italia, e quindi hai uno slot. Quindi Immobile, Pinsoglio e Kean andrebbero a occupare 3 slot dei CTP, ok? Dato che adesso sei già lungo e hai tanti giocatori in rosa, la lista Champions diventa un problema. Ora come ora, comunque, Ramsey, per dire, fuori dalla lista Champions, bisognerà fare qualcosa, o Arthur, bisognerà vedere chi sarà più infortunato quando si andrà a compilare la lista. Però qualcosa bisogna fare in uscita, tuttora. Se invece si prende Kean o Immobile o Kean Immobile, hai la possibilità comunque di fare un altro colpo e tenere fuori qualcun altro eventualmente dalla lista Champions. Immobile è interessante perché si sposa molto bene, secondo me, con le caratteristiche di questa Juve di contropiede. L'ha ribadito anche Allegri, se è una squadra di contropiedisti, è ovvio che
Non sono qui a dirvi sto sognando Ciro Immobile, che bello, voglio Ciro Immobile, perché no? E beh, pensare anche di sostituire un altro con Ciro Immobile, con tutto rispetto per Ciruzzo, siamo veramente il mondo delle favole. Però mancano pur sempre 4 giorni, e piuttosto che Scamacca, che costa tanto, penso sia più scarso e meno pronto di Ciro Immobile, e non è CTP, un tentativo per Ciro Immobile, boom, lo butto lì. Poi magari la Lazio ti dice, sei matta? Juventus, a 4 giorni alla fine del mercato, secondo te ti cedo il bomber? Beh, noi l'abbiamo fatto, cioè successo, però magari anche dopo Ciro Immobile punta i piedi e facciamo un effetto domino incredibile. Poi che Scamacca vada alla Lazio, se proprio proprio bisogna piazzare Scamacca in qualche modo. Ripeto, non sono qua che dico, oddio, voglio Ciro Immobile, ma che lo considero un'opzione interessante. Ti presenti con Dybala, Morata, Ciro Immobile, Ken e Kaiorghe davanti, ai 5 attaccanti più Chiesa, Kulusevski, ne hai 7, eventualmente Cuadrado e Bernardeschi, altri. Siamo una squadra rotazione anteriore, sappiamo, è inutile prenderci in giro, e sarà così. Il problema è il centrocampo, quindi piuttosto che Ciro Immobile, io andrei a prendere qualcuno al centrocampo. Il mio sogno è quello lì. Credo che una squadra senza un finalizzatore importante come Cristiano Ronaldo abbia necessità per forza di cose di un buon giocatore a centrocampo, un ottimo giocatore a centrocampo, in più rispetto a Locatelli, che secondo me non può essere Pjanic, un giocatore che possa garantire anche gol e inserimenti. McKenny, Rabiot, Locatelli dovranno fare dei gol quest'anno. Ramsey faccio fatica a contarlo, così come Arthur in zona gol, Bentancur meno che meno, a centrocampo abbiamo pochi gol. E se davanti saranno distribuiti tra gli attaccanti, a centrocampo vedo ancora poco. Quindi piuttosto che andare a fare il doppio colpo davanti, perché McKenny è CTP, ok, io andrei a prendere un buon centrocampista. Però se ne sempre lì, mancano 4 giorni, ragazzi. 4 giorni. Come fai a fare una trattativa in 4 giorni? Con quello che in questo momento vengono offerti i procuratori. E non sempre rose e fiori. Quindi, ragazzi, che cosa vi devo dire? Poi ne parleremo un po' più nel dettaglio a fine mercato. Secondo me siamo più scarsi. Chiunque si vada a prendere senza Ronaldo siamo più scarsi nell'immediato. Potevamo farci qualcosa? No. Ha voluto andarsene a tutti i costi. Puntato i piedi, dato incarico al procuratore di trovare una soluzione, l'hanno trovata, contento per loro, meno per noi. Ora è un rivale, eh? Ora è un giocatore di un'altra squadra e non vedo l'ora di beccarlo in Champions per dimostrargli che ha fatto un errore. Spero veramente di vendicarmi di Cristiano Ronaldo in Champions, per me è diventata una roba personale. Ma ragazzi, come vi dicevo prima, sono un tifoso, eh? Ragazzi, sono un tifoso e ho i miei sentimenti, provo i sentimenti. Non ve li nascondo, sarebbe stupido fare dei video e nascondervi i miei sentimenti. Credo che sia uno dei punti di forza del mio canale YouTube essere così empatico nei confronti del pubblico. Quindi una risposta a quelli che, ma cosa pare di Ronaldo, ma perché sei triste di Ronaldo e tutte quelle robe lì. Semplicemente, sono fatto così. Vi piaccio? Sono contentissimo. Non vi piaccio? Ragazzi, mi dispiace non piacervi, ma... Cioè non ci posso fare niente, né? Non è che posso fare i video in funzione del ragionamento di dire però quello lì mi ha detto quella cosa, quindi per fargli piacere dico quell'altra. No, dico sempre solo quello che penso, che piaccia o che non piaccia. Forza Juve, torno a ribadirlo in questi giorni più che mai, la Juventus è la cosa più importante, mica i giocatori. Siamo più tristi? Probabilmente sì. Dobbiamo rifarci sul campo e adesso voglio vedere della fame vera e propria, perché si riparte da lì. Ridimensionamento della Juventus, e chiunque possa arrivare al posto di Ronaldo è un grande salto nell'oscurità, nel buio, per quanto mi riguarda. Poi vediamo cosa sarà. Preoccupazione? Ammetto che un pochino adesso sì.